Quasi 8 mesi fa, uno dei miei amici aveva riunito una sera alcuni compagni di collegio. Stavamo bevendo del punch, mentre si chiacchierava, raccontandoci ogni tanto qualche storiella piccante. A un tratto si spalancò la porta ed entrò come un bolide uno dei miei migliori amici d'infanzia. Esclamò subito: «Indovinate da dove vengo?» Uno gli rispose: «Scommetto che sei stato da Mabil». «No, non ci siete. Vengo dalla Normandia, dove sono stato a passare 8 giorni e da dove riporto un celebre criminale, mio amico, che mi permetto di presentarvi». Dette queste parole, trasse di tasca una mano scorticata. Era raccapricciante quella mano, nera, scheletrita, lunghissima e come raggrinzita. I muscoli, d'una forza impressionante, erano tenuti assieme all'interno e all'esterno dalla pelle pergamenata. Le unghie gialle e strette erano rimaste in cima alle dita. Era la mano di un delinquente. Lo si capiva immediatamente. Aveva rapinato una dozzina di viaggiatori, bruciato 20 frati in un convento e trasformato un monastero in una specie di harem. «Ma cosa vuoi farne di quell'orrore?» esclamarono. «La metterò come mamma del campamento». «Amico mio», disse un amico, «credo che quella mano sia semplicemente un pezzo di carne conservata con qualche nuovo procedimento. Ti consiglio di farci un buon brodo». Uno studente di medicina, che era quasi ubriaco, intervenne allora con un'inattesa lucidità: «Amici, non scherzate. E tu, Pier, se vuoi un consiglio, fa sotterrare questo resto umano nel timore che il legittimo proprietario non venga a richiedertelo. E poi, questa mano forse ha preso delle pessime abitudini. Conosci, no, il proverbio? Chi è ucciso, ucciderà ancora».